Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Start, questa è Cox and Clouds, però la puntata di questa sera è speciale perché apriremo la prima edizione di Musanima, il festival dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese. Come sottotitolo è Crocevia della musica e della cultura contemporanea, e abbiamo un ospite d'eccezione perché parleremo stasera con Luca Francesconi, che è un compositore protagonista di questa prima edizione insieme ad altri compositori. E presento brevemente, non nuovo per questa trasmissione, la facevamo prima su un'altra radio, che è su Radio Città. Ci fu una bellissima, lunghissima intervista con tantissimi contenuti, perché Francesconi, adesso che è in diretta con noi, io dovrei presentare, mi piacerebbe presentare alcune note biografiche. Del 1956, compositore e direttore d'orchestra, allievo di Berio e di Stockhausen, ha diretto 4 edizioni del Festival Internazionale di Musica Internazionale della Biennale di Venezia, cioè dal 2008 al 2011, e ha scritto dei lavori che stanno girando il mondo, ed è uno dei compositori italiani più celebrati internazionalmente. Però mi piace dire di Francesconi qualcosa che così che ha uno spirito molto forte, è sempre anche vicino e generoso, perché intanto ci offre ancora un'altra intervista, e poi è un compositore sempre curioso, perché è attento quando, per esempio, uno scrive un pezzo, no? Prima magari di mandarlo in radio lo fa sentire, lo manda a varie persone perché si fida del giudizio. Francesconi è sempre il primo a rispondere, è sempre curioso, e dopo pochi giorni arriva la risposta: ho sentito il pezzo. E questo è un grande segnale, cioè anche grande, come dire, disponibilità e generosità. Che posso dire? Intanto noi presenteremo per l'Orchestra Sinfonica Abruzzese Vertige di Luca Francesconi. Maestro Francesconi, lei è in diretta, ci diamo del tu? Beh, certo, sì, buongiorno, buonasera. Buonasera. Piaciuta questa presentazione, perché è vero, no? Questa generosità e curiosità è sempre in prima linea nel tuo carattere, nella tua, diciamo... Sì, c'è, troppo buono, troppo buono, sì. Comunque è vero. Ecco, lo sapevo, ma certo, l'ho detto perché è vero, ma insomma... com'è Vertige, che ascolteremo all'Aquila, a Teramo e a Pescara? Ma Vertige è un pezzo che ha i suoi annetti, l'ho scritto a 29 anni, però devo dire che mi fa molto piacere riascoltarlo, perché... tutto sommato ci sono tutti gli elementi che poi mi hanno sempre accompagnato, prima e dopo e ancora adesso, anzi sempre di più forse, nel mio lavoro, e che sono quelli appunto di tenere le orecchie aperte, in fondo. Io ho cercato di appropriarmi delle idee, del mestiere, della nostra tradizione occidentale, naturalmente, sempre però tenendo in grande considerazione quello che era la mia vita alla giornata, cioè quello che l'uomo finito tutti i giorni ascolta intorno a sé, le grandi provocazioni, le grandi energie che sente intorno. Il grande problema è sempre quello di poi innestarle in una grande corrente sotterranea che viene da molto lontano, e che è quella del nostro pensiero, che è quello occidentale, che deve essere rivisto, perché la storia e la realtà cambiano, si trasformano. Il pensiero occidentale non si può più considerare il pensiero, la C maiuscola della cultura dominante, ma è una delle culture insieme alle altre, e con questo bisogna fare i conti. Certo, quando io dico crocevia della musica e cultura contemporanea, ovviamente mi riferisco anche a tutto quello strato culturale, sociale, politico, sui temi ambientali, eccetera, che investe le persone e anche i compositori.
Quindi troviamo all'interno delle partiture forse la cronaca più reale, no, del nostro tempo. Io penso che la musica sia proprio il diario, no, in qualche modo del nostro tempo, forse anche oltre la cronaca giornalistica. Se uno vuole capire il barocco fino in fondo, forse ascolta la musica, non so, oppure, non lo so, che ne pensi di questo? Ma crocevia mi sembra la parola giusta, Ecco. francamente sì, perché in questo momento è molto importante capire dove stanno dei punti di riferimento, siccome siamo invasi da una quantità di informazioni spaventose che passano attraverso i media di tutti i tipi, stiamo vivendo una situazione oggi che non si è mai verificata prima, cioè Sì. la sovrapposizione, grazie proprio ai media di diffusione, la sovrapposizione di secoli e secoli, nel nostro caso di musica, alla quale possiamo accedere attraverso non solo i dischi, ma adesso internet, eccetera. E questo è una situazione che non si è mai verificata prima, cioè i tempi di Mozart, una sinfonia scritta 6 mesi fa era vecchia, basta, se ne faceva un'altra. Per assurdo questo succedeva 2, 3 secoli fa e adesso invece ci troviamo in una situazione opposta in cui tutto il passato è presente allo stesso tempo, uno strato sopra l'altro, tutta la musica antica, ma addirittura tutta la musica prodotta in altri continenti, per cui altre culture. È tutta dentro la nostra testa, dentro le nostre orecchie, no? Che ci Certo. viene sparata a mo' di Ma bombardamento. Per forse cui, no, non è troppo, Luca, che dici? Perché sai, il compositore deve un po' anche dimenticare, altrimenti se mentre scrive si dovesse ricordare tutto ciò che ha ascoltato, non si muove più la penna, come dire. Potrebbe essere un problema, però il compositore sa anche dimenticare e ricostruire un mondo, no? In qualche modo. sì, diciamo che questa situazione di sovrainformazione, no? Crea una specie di nuvola densissima che può portare, io lo vedo con un sacco di compositori, miei colleghi, anche con ragazzi più giovani, anche ragazzi che studiano con me, che spesso può portare alla paralisi perché non sai più cosa fare. O ti butti in un genere o in una scuola, in realtà la cosa interessante è proprio quella di superare le scuole, cioè superare l'accademismo in qualsiasi forma. L'accademismo è ripetere delle formule preesistenti come fosse il giochino dell'ego e costruire delle mattonelle, delle cose premasticate. Certo. Ecco, quello che ci viene, secondo me, la ricchezza più grossa che ci viene dalla nostra tradizione non è tanto di pensare di essere una tradizione più bella e più importante delle altre, ma quanto che la tradizione occidentale ha sviluppato proprio il suo carattere, ha sviluppato una capacità analitica che altre culture non hanno sviluppato. Noi abbiamo perso tante altre cose, per esempio la spontaneità, per esempio un rapporto con la natura, con il mondo, diciamo, molto più diretto, la chiamo la sindrome di Ulisse, no? Quello che deve sempre mettere i puntini sulle i, deve analizzare, deve capire, deve mettere il nome, appiccicare il nome su ogni cosa, e che è un po' la nostra condanna dall'altra parte, quella di dover sempre utilizzare la ragione per poter dare conto di quello che ci succede, no? Questa cosa ha poi così causato una sorta di intellettualizzazione del nostro operare, in particolare nella musica, come ho visto la musica contemporanea, si è un po' tagliata le gambe da sola, con una super iperintellettualizzazione in cui da un certo punto in avanti si è in un certo senso dimenticato il corpo, dimenticato anche il cuore, se si vuole, no? L'emozione è diventata anzi una parola proibita, no? Un certo tipo di avanguardia iperrazionalistica. C'è poi naturalmente l'altro rovescio della medaglia, il rovescio della medaglia che è, no, di pensare di poter, c'è un'altra accademia che è quella del cuore in mano, del sentimentalismo, della musica facile, tra virgolette, che arriva subito, ma che poi in realtà non Si arriva da nessuna spegne anche parte. subito, ecco, si spegne subito. E infatti noi questo festival si chiama Musanima perché
un po' pensato di sublimare le due parole, la musica, ma anche, non dico il sentimento, però un collegamento con uno stato interiore che è anche emozionale in qualche modo. Questo è un recupero, secondo me, dopo anni, appunto, come dicevi tu, di tecnicismo, di scuole, forse in un certo senso. Allora, recuperare anche una parte di anima, che magari era forse una parola in voga anche negli anni 70, nella cultura blues, eccetera, però penso sia importante. E ti volevo chiedere, io giorni fa ho visto una tua video intervista molto bella, e hai un po' ricostruito la tua storia, no? Che parte da gli interessi molto profondi anche nel jazz, nel rock, però a un certo punto tu hai detto forse questa non è per me la strada, per me io sto cercando altro. Eppure quando abbiamo parlato di un certo, come dire, di una certa paralisi, no? di un sovraffollamento di idee o di intellettualismo, a volte, non lo so, una soluzione anche nella ricerca dell'organico con strumenti elettrici, oppure alcune soluzioni, non dico jazzistiche, perché noi parliamo sempre di filtro rispetto a queste cose, però una delle soluzioni che magari ci vengono offerte da, non so, da Miles Davis, per esempio, oppure da Ornette Coleman, oppure da John Coltrane, ma non perché uno deve copiare, perché ci ispirano. A un certo punto, ecco, come viene in soccorso questa musica? Perché viene in qualche modo in soccorso, anche se noi poi ci ragioniamo sopra. Ma sai, io sono stato jazz quasi tutta la mia vita, Diciamolo. sì, appunto, io anzi provocatoriamente spesso ho detto che le due più grandi invenzioni del Novecento sono state lo strutturalismo nel senso del pensiero, come dicevo prima, analitico, no? Lo strutturalismo come ideologia, ma la capacità appunto di formalizzare il pensiero, di vedere cosa c'è dentro e numero due, il blues, che sembra una battuta, no? No, Ma no, no. invece sono proprio le due cose più preziose che abbiamo, cioè da una parte la ragione e dall'altra il corpo, ancora una volta lo voglio sottolineare. Quello che mi interessa nel jazz non è, anche se naturalmente adoro e ho amato tantissimi musicisti, primo fra tutti, ci tengo a dirlo, Miles Davis. Ma la cosa che più mi ha lasciato segno non è tanto il linguaggio del jazz che ha una sua delimitazione, non soltanto etnica ma anche linguistica, Certo. ma è proprio invece questa capacità di dare una forma concreta e sensibile al corpo e anche alla sofferenza. Ecco, per questo è importante il blues, perché c'è una sostanza politica, sociale, no? Certo, Dietro questa profonda, musica certo. molto molto forte. Per cui sono tre accordi. Che cos'è dal punto di vista linguistico? Niente, sono tre accordi. Certo. E questi tre accordi, quando tu li senti suonare da un bluesman cieco, come mi è successo recentemente, con una chitarra sfasciata e con questa voce roca, così ti vengono dei brividi spaventosi, comparabili alla Sagra della Primavera. Allora tu, Stravinsky, allora a quel punto ti domandi che cosa abbiamo perso noi di questa incredibile forza, energia che invece sta dentro a tutti. Siamo in una specie di mondo di plastica, fotocopia, in cui questa energia primitiva è stata esclusa, è stata buttata fuori, no? Allora, perché buttarla fuori anche in un campo come la musica di oggi, che invece ti dovrebbe in teoria lasciare molte libertà, invece spesso viene racchiusa in una specie di gabbia razionale, intellettuale, fredda. Ecco, l'unica cosa secondo me in questo momento che potrebbe essere, non voglio usare un parolone, ma rivoluzionaria, sarebbe che tutte le persone facessero un tentativo di ricollegare ognuno con i suoi propri mezzi la testa al corpo, per Ecco, cui non la testa da sola, non il corpo da solo, giusto. che ormai è diventata una specie di statuetta di legno che viene portata a scolpire nelle palestre, ma neanche la testa che viene lasciata a galleggiare in un sistema
sistema virtuale attaccato a uno schermo di computer, no? La cosa veramente rivoluzionaria oggi, e che è l'unica forse cosa che veramente vale la pena tentare, è di reinventare un collegamento, un equilibrio, una qualche canale di comunicazione tra la testa e il corpo. Praticamente stai dettando l'idea proprio del festival, questa è l'idea. Beh, mi fa piacere. Guarda, io anche conoscevo questo pezzo, ma l'ho riascoltato più volte, Duende. Per esempio, tu cali dentro questo meraviglioso pezzo, io lo trovo straordinario perché è pieno di riferimenti importanti. Poi io ho ascoltato questa versione della Helsinki Philharmonic Orchestra, no? Con Leila Josofovic al violino e Susanna Malchi alla direttrice. Ecco, qui dentro per esempio ci sono c'è molto testa e molto corpo, perché c'è, ecco, mi dà proprio la sensazione di una grande fisicità, ma di una grande intelligenza. Si muove il violino all'interno di tessiture straordinarie, anche di ricerche ritmiche e timbriche. Cioè, non viene trascurato niente dell'aspetto occidentale della musica cosiddetta nuova, però anche diciamo c'è tutta una ricerca dedicata anche a qualcosa che va oltre la cultura europea in qualche modo. Sì, tanto è vero che c'è un omaggio addirittura al famoso gruppo Gypsy dei Taraf de Zaydouk, che questo gruppo incredibile di gitani, insomma, che purtroppo erano dei virtuosi del violino, per cui ovviamente c'entrava con il violino. Il Duende, il titolo viene da una antichissima storia che riguarda il demone del flamenco, che è appunto il Duende, che García Lorca cerca di descrivere in un famoso saggio che ha scritto, e che è appunto la zona oscura, la zona inconscio, la zona misteriosa, che è il 90% tra l'altro di ogni essere umano, che noi spesso tendiamo a rimuovere, a dimenticare, perché ci fa paura, perché fa paura. Sì. E quella invece è proprio quella che muove, che fa la differenza, anzi, quando tu senti un pezzo che ti lascia indifferente, dici, ma questa cosa sì, è scritta bene, però non c'è l'anima, dici, no. Poi a volte senti magari appunto un bluesman, oppure un gypsy, un gitano che suona una cosa e con quattro note ti fa venire veramente i brividi nella schiena. Sì. E allora ti domandi, ma che cos'è? Questa persona che sta suonando o cantando accede a delle dimensioni veramente misteriose, enigmatiche, profonde, paurose, molto paurose, che forse a noi escono soltanto di notte nei sogni o negli incubi, ma che ci stanno dappertutto, e che noi, soprattutto la nostra società opulenta, piena di orpelli, di arzigogoli inutili, di lusso, certo, non vogliamo vedere, ne abbiamo paura. E la musica, se riusciamo a, ancora una volta dico, a collegare la testa con il corpo, è in grado la musica di, come dire, di far riapparire questo mistero che, tra l'altro, adesso non so se c'entra, ma comunque ho visto un paio di puntate di questa cosa che si chiama Il Miracolo di Ammaniti, che sono una nuova serie. No, non ho visto. No. Che è impressionante perché parla un po' di questo, cioè naturalmente utilizzando un pretesto completamente inventato, che è appunto una statuetta di plastica, che è di una Madonnina, che comincia a sanguinare, e questa cosa manda a gambe per aria tutto qualsiasi edificio razionale che ci cerca di tenere in piedi, no? Lungi da me pensare ai miracoli o cose del genere in senso cristiano, ma è vero che noi abbiamo messo da parte qualsiasi tipo di contatto, perfino di pensiero, rispetto all'incognito, al mistero. È bellissimo questo. Bene, mi informerò meglio su questo. Era una scommessa grossa quella che ha fatto, però io ho visto le due puntate iniziali, e domani sera, che ci sono altre due,
e sono rimasto abbastanza stupefatto perché Amanita ha affrontato un argomento spaventoso, cioè molto difficile, eppure riesce a lasciarti a bocca aperta perché è un'esplosione di irrazionalità, di mistero all'interno di una vita che noi pensiamo di controllare in tutti i minimi dettagli con i nostri orologi, i nostri computerini, i nostri orari, no? Certo. Questa cosa deflagra all'interno di questo mistero, questo irrazionale deflagra all'interno di una situazione che apparentemente dovrebbe essere sotto controllo, ma che tutti noi sappiamo benissimo che non lo è. E la musica, avendo sempre avuto poteri magici, sarebbe l'ora anche di, come dire, Riscoprirli. arrendersi al fatto che la musica può suscitarli. Può accedere a questa dimensione, no? Bisogna vedere sempre come lo fai. C'è la gente che rende di plastica anche quelli facendo tipo New Age, facendo le cose, no? Da cartolina o da televendita, no? Però quella è una rarificazione, cioè diventa una merce, un oggetto, anche quello, ma invece queste cose parliamo di cose vere, di cose che esistono sul serio e che la gente non ha il fegato di guardarle. Di questa autenticità, io per esempio la scorsa settimana abbiamo avuto una puntata speciale e qui è stato con noi Maurizio Acerbo, che è il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, e perché stavamo celebrando un nostro amico che è scomparso, un artista pop, Pablo Sachs. Abbiamo dedicato un'intera puntata. E abbiamo però messo alcuni pezzi di Beaches Brew. Di Miles Davis. Allora pensavo a questo incredibile corpo energetico che ha dato vita poi a altri 20, 30, 40 anni di musica, perché all'interno di quel disco c'erano dei musicisti, per esempio, basti pensare ai pianisti, ai tastieristi, c'era Herbie Hancock, Chick Corea, Joe Zawinul e Keith Jarrett. Ognuno di questi ha fatto altrettante altre storie, no? E poi c'era chitarrista Joe McLaughlin, oppure insomma, Wayne Shorter, eccetera, eccetera. Ecco, questo nucleo incredibile, no? Di storia e di energia che poi ha dato, come dire, seguito a tutta una serie di. Come fosse un cervello elettronico dove tu infili dei jack, delle cose e colleghi infinite altre macchine che poi sono anime e realtà musicali. Ecco, per esempio, possiamo adesso individuare, non dico una cosa così perché è irripetibile, ma possiamo individuare per esempio delle energie, delle situazioni, delle città, non so, qualcuno parla Ostrava, no? Sai, dove, oppure c'era una volta forse Darmstadt, oppure ci sono dei luoghi, oppure dei nuclei energetici, oppure noi stessi siamo dei piccoli nuclei che mettono in contatto. Cioè, com'è secondo te ora la società musicale? Ci sono dei luoghi oppure non c'è più nessuno, oppure tutti sono luoghi? Non lo so. Ma Domanda. questa è una domanda molto difficile. Scusami, mi viene in Ma no, mente. no, no, ma figurati, cioè, diciamo che è il mio pane quotidiano perché io Hai tutto il ragione. giorno, ogni ora del giorno mi impongo questa questione. Devo dire che beh, hai fatto benissimo, credo, a citare Beaches Brew perché è veramente, come dice il titolo stesso, è un brew, è un brodo di cultura assolutamente incredibile. La cosa che ho notato di Miles, dopo il quintetto, diciamo, modale degli anni 60, secondo gli anni 60, fantastico, appunto con Herbie Hancock, Wayne Shorter, Tony Williams, Don Carter, eccetera, è passato al periodo elettrico e da lì in avanti, secondo me, la cosa così che io sono arrivato a pensare, pensando anche a cosa ha fatto dopo. Io direi che questa influenza è anche più di 20-30 anni, come tu dicevi prima. Lui, Miles Davis, ha a un certo punto addirittura oltrepassato il blues, che è alla base del jazz, e si è rivolto da un certo punto in avanti. Se noi ascoltiamo le cose che ha fatto dopo, quelle proprio elettriche, dove praticamente l'armonia è quasi scomparsa, ci sono delle specie di loop continui di ritmo incredibile, con delle interruzioni improvvise che lui stesso faceva con un braccio,
ha riconquistato, tentava, secondo me, c'è un tentativo di ritornare a una sorta di nucleo primitivo, addirittura africano, cioè lui va anche oltre il jazz, cioè la parte, diciamo, americana, per cui occidentale, e c'è una specie di ritorno verso l'Africa, cioè una specie di ritmo rituale all'interno del quale si ritrova tutto, si ritrova appunto il mistero, il corpo, tutto quanto. È stato straordinario, questa cosa è partita appunto alla fine degli anni 60, 69, 68, 69, Bicis Blue, che poi ci sono ore e ore e ore di nastri che vengono poi rilasciati dalle case discografiche in tempi diversi, per cui c'è una cronologia molto difficile da ricostruire, perché appunto sono stati, ci sono tantissime, tantissime ore di registrazione che sono state buttate fuori in altri dischi che appartengono però comunque a quel periodo, e poi da lì in avanti ha continuato su quella strada. Quello che io vedo in questo momento, a parte il fatto che secondo me quella strada è assolutamente viva e andrebbe comunque seguita, è cosa che io cerco di fare, cerco di capire, tenendo le orecchie ben aperte, quello che mi sta comunicando il mondo in questo momento. Si è sempre comunque, come dire, spezzettata in mille rivoli, in mille direzioni. Quello che è successo adesso, che è successo? Forse aspetta. Pronto? Forse abbiamo perso. E continuiamo il discorso che stavi facendo, scusa. Sì, niente, no, no, stavo dicendo che appunto adesso c'è una situazione di grande, dal suo punto di vista, libertà, per cui non ci sono più le scuole uniche come c'erano ai tempi degli anni 50, di Darmstadt, eccetera. Diciamo che non c'è una, come tu mi chiedevi, una scuola, una città in particolare che pone delle regole, no? Che tutti seguono. Ci sono naturalmente dei tentativi di mantenere in vita delle scuole accademiche, soprattutto in Germania, però di fatto la cosa interessante del panorama adesso è che in realtà è il momento, secondo me, è il momento di trovare delle soluzioni diverse, c'è una certa, una grande libertà, una grande quantità di possibilità di materia che si può utilizzare, e bisogna avere la forza e il coraggio di andare oltre qualsiasi tipo di accademismo. Ci sono tantissimi ragazzi giovani che hanno capito questa cosa e ci stanno andando, direi, piuttosto convinti. Beh, forse l'idea del crocevia è un'idea energetica molto interessante, ecco, questo sì, forse sì. Assolutamente. Assolutamente, sì, è proprio quello che deve succedere in questo momento, e in questo senso bisogna, l'unico modo è utilizzare la propria testa, perché le scuole, le accademie ci sono ancora, bisogna assolutamente liberarsi da queste paure, e bisogna seguire, cosa che è difficilissima, perché siamo pieni di gente che ci soffia nelle orecchie, whistleblowers, si dice in campo politico, ed è sempre più difficile sviluppare un'opinione propria, un pensiero autonomo, mai come oggi è importante. Certo. Bene, allora salutiamo il maestro Luca Francesconi, che insomma ti ringrazio tanto, Luca, davvero sempre molto generoso. Noi dopo la tua telefonata faremo ascoltare il quartetto numero 4 del 2005, il primo movimento eseguito dal quartetto Arditti, è un live alla Scala, e quindi ti salutiamo, io e Chicco Girardi. Bene. Alla regia ti ringraziamo tantissimo. Grazie a voi, ma figurati, grazie a voi. Allora, a presto, e ci sentiremo anche nei prossimi giorni, ti terremo informato sull'esecuzione, sulle prove, eccetera. Sì. Va bene. Grazie. Benissimo, grazie. Grazie, buonasera. Buona serata, arrivederci. Luca, ha chiuso?
Thank you.
Ascoltato quartetto numero 4 del 2005 nel primo movimento di Luca Francesconi, eseguito dal quartetto Arditti, ed era un live alla Scala di Milano.